la cosa assurda è il livello di interazione vocale dei voice actors, cioè la qualità di linee vocali è differente, è veramente assurda. Dio, c'è una cura che non si era mai vista a questi livelli. Esatto, ma l'abbiamo visto stasera, ma mo lasciamo perdere i protagonisti, perché uno può dire i protagonisti, cioè sono i protagonisti, perché loro non devono fare cose fatte bene? Che sta cosa in realtà è molto discutibile, perché tantissimi giochi avevano i protagonisti che facevano cagare a spruzzo. Cioè il main cast sono delle madonne. Cioè io ripeto, il pensare che Carlack, che la doppiatrice di Carlack, ha fatto tutte le sue linee in 6 mesi. Ma poi piene proprio de anima. Piene de anima. Te fanno venire da piangere. Te fanno venire la pelle d'oca. Cioè, quando a Stadion dice po'. Pure shit. Tu dici puttana miseria. Che cazzo. Il fatto è che, però, sta cosa non è soltanto con i main character. Cioè, tu vai a parlare con il topolino di merda. Il topolino di merda c'ha una modulazione della voce. Parla in un determinato modo. Ti dice delle cose. C'ha delle animazioni facciali. Tu vai dal gatto di merda. Pure stessa cosa. Vai dall'NPC del cazzo che sta passeggiando per la strada e Baldur's Gate, magari c'ha le animazioni uniche e il doppiatore unico, no? Cioè, è una roba che io ripeto, tu una roba del genere non te la devi aspettare dalle piccole case di sviluppo, perché è ovvio che non si può fare. Te le devi aspettare dall'EA. Cioè, una roba del genere io me l'aspetto dall'EA, la compagnia multimilionaria che fa Dragon Age. Ai Golden Joystick Awards Baldur's Gate 3 ha vinto la qualunque, sono contento, se li merita. Ma io ripeto, stanno, per quanto sia uscita tanta roba bella, ma pure per il Game of the Year, se non lo vince Baldur's Gate 3 è una ladrata. Cioè, se lo merita in tutto, ma proprio per quella cosa del Dio Cristo. Così si fa il videogame. Non è tanto perché è il gioco del... No, Baldur's Gate è veramente la definizione di videogioco. Cioè che esce fatto e finito, con un sacco di cura dietro, che se vedi che ci sta l'amore dietro. Perché io quando ho scoperto che uno stronzo alla Larian si è messo 3 giorni a cercare di capire quanto pesasse una forchetta o quanto pesasse una cazzo di vacca per metterla in game. Per me solo merita Argodi. Perché c'ha quel livello proprio di... Dio Cristo, il pelo del culo di Koga, poi andare a vedere. Mi pare che ho visto una notizia, i sviluppatori di Pillars of Eternity vogliono migliorare e farlo diventare come Baldur's Gate 3. Ma ci può... Guarda, se si prendono il tempo che si vogliono prendere, ce la fanno, eh. Cioè, per fare un gioco come Baldur's Gate ci vogliono, per carità, i soldi, ma ci vuole anche tanto tempo. Cioè, questa è una cosa che molte persone non ci pensano, ma voi immaginate soltanto anche sul vostro doc di merda a mettervi a scrivere a mano, giustamente, tutti i dialoghi del gioco. Quanto ci mettete? Vai, vogliamo esempi tutti i dialoghi de Carlac. Voglio vedere quanto ci vuole, per dire, no?